Eh sì, sempre una bella emozione essere qui insieme a tanto pubblico, tanto tifo, soprattutto sulle forcelle più alte, col Dai e col Negro, è stata molto bella. Sì, oggi forse è stata secondo me la più bella perché è stata la più combattuta, perché avevamo sempre i cagnati sempre lì alle calcagna e ogni volta che mi giravo erano sempre lì, quindi è stata veramente una bella battaglia oggi. Ma è andata bene? Tanto caldo, ma veramente tanto caldo. Diciamo che aver posticipato di mezz'ora la partenza è stato veramente da bollire, però bellissimo, soprattutto sotto le pareti del Civetta, cioè magico, soprattutto quando arrivi altissi, bellissimo, bellissimo, veramente. Ma il percorso era bellissimo, a me ogni anno, cioè il secondo anno che lo faccio e mi piace tantissimo. E il caldo ci ha ucciso. Assolutamente, però il percorso è molto bello. Il tifo è immancabile, eh? Il tifo veramente, prima di arrivare su al lago Coldai, bellissimo. C'era anche uno vestito da morte, ha detto forza che la morte è vicina. Sì, sono molto contenta. Oggi mi sono svegliata con una brutta notizia perché Olivo stava male e quindi mi sono messa a cercare con chi poter correre alla fine e ho trovato alla faccia di un ottimo compagno che purtroppo anche a lui era andata male stamattina, quindi abbiamo formato di due coppie, buone coppie, abbiamo formato una e è andata bene, ho avuto un ottimo aiutante per tutta la gara. Stessi panni suoi stamattina, la sorpresa, niente, si vede che il destino voleva così e alla fine grazie agli amici ci hanno combinato e siamo qua. Abbiamo anche vinto e soddisfazione. Io vorrei dedicare la vittoria sia a Enrico, esatto, Bonati e a Olivo da Pra, che sicuramente erano diciamo, sì, tristi e preoccupati, esatto. Sicuramente.